Mister, continua il calendario che propone ancora una volta un avversario sulla carta sempre abbordabile, ma è una trasferta insidiosa anche da un punto di vista logistico. Sei preoccupato per questa gara? No, beh, per il viaggio ci siamo organizzati, quindi partiremo sabato mattina, quindi il viaggio è un'ora, quindi non credo che ci siano problemi. Quanto riguarda la partita, è un derby, è stato sempre molto difficile. All'andata abbiamo fatto il 2-0 a un quarto d'ora alla fine, abbiamo rischiato anche di 2 volte ci potessero pareggiare. Non è facile, una squadra ha dei buoni giocatori e quindi sarà una partita per noi molto difficile da prendere come molla, nel senso che noi dobbiamo partire con grande intensità, dare ritmo, giocare veloce, fare meglio di domenica scorsa come a livello di qualità di gioco. Per quanto riguarda appunto ciò che non è andato bene domenica scorsa, hai improntato un approccio ecco, sul lavoro settimanale o ci potrebbero essere anche dei cambi di formazione perché qualcuno non ti era piaciuto e Ma quindi. noi ci può stare qualcosa, che cambiamo qualcosa, non mi era piaciuto quando andavamo a riprendere la palla, eravamo un po' lunghi, non eravamo come al solito, nel senso che quando ci dobbiamo muovere in avanti ci dobbiamo muovere tutti, invece rimanevamo un po' troppo bassi con i centrocampisti e una volta che la palla arrivava dopo i difensori, c'erano i difensori loro, noi non facevamo in tempo ad accorciare in avanti, quindi ci hanno portato 2 o 3 volte nell'area nostra. Noi questa cosa qua che ci lavoriamo da sempre non deve capitare. Vabbè, ci abbiamo solo Franco che è Brienza che c'ha ancora questo problema dietro la gamba e poi il resto è ritornato dall'influenza, e quindi l'unico che in questo momento è out è lui. Mister, ritornano i È gemito il portiere, gemito. tifosi in trasferta come avevi già anche anticipato. Ti voglio chiedere, dato che hai vissuto insomma, in diverse piazze il percorso di squadre che devono vincere il campionato, lo hai vissuto anche qui a Ischia, si stanno un po' susseguendo gli appelli di chi dice cerchiamo di dare più supporto alla squadra, come se fosse ancora troppa poca gente. Secondo te perché? E anche se tu vuoi rivolgere un No, appello. vabbè, io quello che devo dire l'ho detto. Credo che non può essere più come gli anni quando ci ho giocato io, è anche normale. Però un po' di più di gente, quando giocavo in casa, me l'aspettavo. Poi adesso il fatto che ci sono, si fa vedere la diretta su Ischia, tra le nuvole, quindi adesso la gente quando il pomeriggio sta a casa se mangia il coniglio e dopo fa fatica ad alzarsi, quindi sa che chi la vuole vedere la può vedere per televisione, rimane a casa, quindi è un po' diverso. Prima venivano al Mazzella oppure alla partita dovevano vedere la sera quando la rifacevano insomma, per televisione. Noi siamo una squadra che dobbiamo essere sempre molto aggressivi, dobbiamo correre in avanti e dopo giocare di qualità, però il pregio di questa squadra è il fatto di correre, di muovere la palla, di correre veloce, di andare a recuperarla più velocemente possibile la palla e se delle volte ci può anche stare, però quando capita questa cosa qua bisogna lavorare non sul fatto neanche quando ci alleniamo, proprio sulla testa dei giocatori, perché anche come giochiamo noi non è mai facile tenere sempre per 90 minuti questo tipo di atteggiamento.